del tutto comune quella che tu hai deciso di affrontare. Com'è nata? Cioè, quale grillo ti è saltato in testa per decidere di affrontare questo viaggio? In realtà io ho sempre amato viaggiare, e questo, quindi, però sempre con mezzi convenzionali, quindi usando l'aereo, la roulotte, il treno. Quest'anno però un giorno mi sono svegliata, ho detto così sembra incosciente e pazza, ma in realtà mi sono svegliata un giorno e ho deciso di intraprendere una nuova esperienza. Volevo appunto stare a contatto con la natura, e quale mezzo migliore della bicicletta può offrire l'opportunità di stare a contatto con la natura, e quindi ho deciso di intraprendere questa esperienza. Quindi ho cercato degli sponsor che ho ottenuto, perché ho ottenuto circa 70 sponsor che mi hanno aiutato in questa, esperienza. E quindi sono stati in Italia circa 70 strutture diverse che mi hanno ospitato gratuitamente, o meglio 70 strutture mi hanno dato la possibilità di andare, non sono potuta passare da tutte queste 70 strutture, ma è stato bellissimo, è stata bellissima l'accoglienza che mi hanno dato. E poi invece fuori dall'Italia ho usato due piattaforme che sono Couchsurfing e Warm Showers, dove è possibile chiedere ospitalità. Io mi affidavo soprattutto a donne e non me ne vogliate uomini, ma ho chiesto ospitalità a donne e a coppie, perché comunque bisogna tutelarsi. E, quindi sono incosciente ma un po' razionale. E poi invece sono stata anche molte volte in tenda. Questa esperienza mi ha anche insegnato ad adattarmi a qualsiasi situazione. Infatti nel circolo polare artico purtroppo non c'era niente, non c'erano case, non c'erano alberghi, e quindi un giorno ho dovuto dormire anche in una stanza adibita ad uso picnic. È stata un'esperienza che stranissima e anche brutta da un certo punto di vista, perché ho avuto davvero paura in quanto non c'era nessuno, però allo stesso tempo mi ha insegnato anche ad adattarmi a qualsiasi situazione, quindi ad affrontare tutto comunque con il sorriso, anche quando ci sono delle difficoltà. Infatti io, quando sono partita, mi hanno chiesto: ma tu non avevi paura? Ma in realtà no, io ti dico, parlavo a te. No, non ho mai avuto paura. Cioè, o meglio, quando sono partita appunto l'ho fatto con spirito positivo, quindi non ho pensato alle difficoltà, altrimenti non sarei manco partita. Quindi,